Tutto questo, come ha ricordato anche Romano, si verificò perché anche qui in questa parrocchia venne l'allora presidente della Puer Cacace, che ci illustrò questa cosa. Il nostro parroco di allora, appunto, Monsignor Armando Nardini, aveva letto un trafiletto su un giornale, l'aveva interpellato e lui venne a raccontare questa cosa. Poi ci furono incontri successivi. All'epoca la Puer era anche sotto l'egida della Caritas di Roma, per cui mi ricordo anche degli incontri con Don Luigi Di Diego, appunto indimenticabile. Quindi era tutto un momento molto fertile anche in questo senso. E la Puer ha cambiato presidenti, ha cambiato anche impegni, ha ampliato il suo raggio d'azione, adesso fa accoglienze, ce lo spiegherà meglio appunto l'attuale presidente, anche in altre parti del mondo. Ecco, la parola accoglienza è una delle parole chiave di questa giornata. Accoglienza che spesso può sembrare qualcosa di paternalistico, qualcuno che si mette al di sopra degli altri e eroga qualche cosa a chi ha bisogno. Appunto, noi non vogliamo questo tipo di accoglienza. Questa ci pare un po' quella un po' manzoniana, se vogliamo dire, che il buono, quello che ha capito qualcosa, sta dall'alto e c'è il povero che riceve queste cose. Poi diciamo che spesso è successo anche il contrario, che invece si è messi a fare la sgabello ai cosiddetti poveri. Allora noi invece vogliamo, in qualche modo, lo diciamo sempre anche ai nostri ragazzi, pensarci come una comunità, un cerchio in cui ci riusciamo a guardare negli occhi e in cui c'è reciprocità. E quindi al centro del cerchio non c'è né quello che dà al povero né quello che si fa sgabello del povero, ma ci sono persone che si incontrano nella relazione, quindi al centro c'è la relazione. Ci pare che la Puer sia una di quelle associazioni che anche con i suoi alti e bassi degli anni, però in questo momento porta avanti questo discorso. L'accoglienza è intesa appunto come momento di incontro, di condivisione, di scambio. O mi sbaglio, Sergio Di Circo? Ringrazio la cooperativa Mafioschia, ringrazio Gaia per averci dato questa, di averci invitato ai nostri vent'anni. La Puer, come già è stato detto, è nata nel 1992 ufficialmente, anche se Piero Cacace già l'anno prima cominciò il suo primo viaggio in Bielorussia per verificare effettivamente i bisogni che c'erano in Bielorussia all'epoca. E io ho ereditato praticamente da Piero Cacace, da Antonio Corvino e da tutti gli altri che sono stati prima di me, anche da Monsignor Nardini, che fino all'anno scorso ha continuato con noi ad accogliere 20 bambini di Gomel, e quindi è stata per noi sempre comunque una persona molto importante che ha continuato a dare veramente un segno a quello che è stata la nostra associazione. E io sono entrato in Puer nel 97. Abbiamo fatto il primo gruppo pure noi alla parrocchia della Trasfigurazione a Monteverde, ed è stata per noi, cioè io venivo già da un'esperienza con altri amici che avevano fondato praticamente la Puer a Monteverde, e ho sempre pensato, io lo dico sempre, e non so come mi sono trovato all'interno della Puer. Perché? Perché ho fatto sempre volontariato in parrocchia, nella mia parrocchia della Trasfigurazione, era sempre a favore di minori, e guardavo Giovanna Cassisa, che è stata una delle fondatrici e che oggi è ancora la nostra vicepresidente, che quando sono arrivati i primi bambini io li prendevo un po' per pazzi, no? Tanto è vero che una volta sono andato con loro al mare, questo appunto lo faccio sempre, ma perché poi mi ha segnato insomma questa cosa, e dicevano: questi sono pazzi, vanno in Bielorussia dove ci sono le radiazioni, fanno venire i bambini. Dico, io non capisco qual è, non riuscivo a capire perché lo facevano, e mi ha segnato molto la giornata che abbiamo passato insieme con un gruppo di bambini che erano venuti per il periodo di scuola tra marzo e aprile, e sono stato con loro tutta una giornata a Fregene. E la cosa veramente mi ha segnato, cioè mi ha fatto capire quanto in fondo era più facile fare volontariato all'interno di casa e non farlo fuori, no? Cioè sporcarsi le mani. Perché per me volontariato è una parola molto importante, e in questi anni, dal 2007 che sono diventato presidente di questa associazione, ho cercato di mandare questo messaggio continuamente a tutti i responsabili e soprattutto alle famiglie. Cioè noi negli anni, un po' come
perché la CUE poi a un certo punto ci aveva portato anche 7.000 bambini, no? Ci avevamo 200 gruppi in tutta Italia e secondo me si era perso un po' il senso dell'accoglienza, cioè eravamo diventati forse, ognuno c'era il suo piccolo orto, quasi un'agenzia di viaggi. E questo per chi crede nel volontariato e per chi crede che comunque debba dare effettivamente una mano al nostro vicino, per me era una cosa fuori luogo, cioè non c'era senso, cioè o si chiudeva l'associazione perché così non si poteva andare avanti. E in tutti questi anni è stata una battaglia, vi assicuro, una battaglia forte all'interno per cambiare un po' quella che era la mentalità. È stato, non è stato facile, ma piano piano ci stiamo riuscendo. E ovviamente poi in Bielorussia molte cose sono cambiate, dalle 7.000 accoglienze che facevamo siamo scesi, attualmente portiamo 1.300 bambini, cioè 1.300 viaggi di bambini, sempre in tutta Italia, e è un po' perché si è perso il senso dell'accoglienza, si è perso un po' il senso del Chernobyl, non c'è più. Io mi stupisco ogni volta che vado in Bielorussia perché i giovani bielorussi non conoscono Chernobyl. A volte non sanno neanche che è successo a Chernobyl, e invece Chernobyl è una bomba accesa, penso che lo sappiamo, no? È una bomba che non si è spenta mai, è una bomba che se il sarcofago si riapre, il problema ce l'abbiamo in tutto il mondo. Come il problema di Fukushima, noi abbiamo accolto, stiamo accogliendo ogni anno dal 2011, da quando è successa la catastrofe di Fukushima, altri bambini. Sono direttamente i genitori che li vogliono mandare in Italia, ci hanno scelto come associazione, li ringraziamo per questa fiducia che ci hanno dato, ed è un problema pure lì che non vogliono dirlo, cioè non vogliono spiegare il problema che c'è. Quindi noi con il nostro sforzo continuiamo a parlare del problema di Chernobyl, a spiegare che cosa c'è a Chernobyl, e soprattutto una cosa che è importante è che al di là dell'accoglienza la nostra associazione, oltre tutto quello che tutte le associazioni abbiamo fatto in tutti questi anni, aiutare gli istituti, l'abbiamo addirittura fatti diventare dei gioielli, no? Che adesso praticamente vanno a finire le forze armate, centri sociali e altro, stanno chiudendo quasi tutti, ne sono rimasti ben pochi, sicuramente rimangono aperti gli istituti speciali e gli istituti professionali, quelli rimarranno aperti perché mano a mano stanno chiudendo quasi tutti. La difficoltà maggiore è perché poi le famiglie pensano che i bambini di istituto sono quelli che hanno più bisogno. Hanno bisogno sicuramente, secondo me quelli che hanno più bisogno sono gli istituti speciali, perché negli istituti speciali nessuno vuole fare accoglienza con i bambini speciali, nonostante che noi cerchiamo di parlare con le famiglie, di spiegare bene che cos'è l'accoglienza, cerchiamo di fare incontri con le psicologhe, proprio per portarli vicino all'accoglienza, perché per noi chi fa accoglienza deve essere molto motivato, perché altrimenti non c'è senso fare l'accoglienza di un bambino, perché ogni bambino che noi accogliamo, cerchiamo di spiegare bene la situazione, è che ogni bambino ha una sofferenza sua, perché ogni bambino che viene in accoglienza, sia l'istituto normale o l'istituto speciale, comunque è un bambino che comunque porta dentro veramente una ferita. Perché quello, cioè ogni bambino che viene significa che comunque è stato tolto il genitore, comunque è stato dentro un istituto, è stato dentro una casa famiglia, comunque non ha avuto più punti di riferimento. E quindi noi non vogliamo che i bambini che vengono in accoglienza sia fatta tanto per fare, un po' come c'è stato un periodo che si faceva per moda, no? Cioè viene il bambino bielorusso, siccome c'è il bambino bielorusso se ne parla pure in televisione, ospitiamo un bambino bielorusso. E negli anni vi assicuro che sono stati fatti anche dei danni, come dei danni sono stati fatti da chi ha percorso anche la via parallela dell'adozione. Quando Lukashenko chiuse le adozioni nel 2003, noi ci abbiamo avuto dei disastri, perché i bambini che erano convinti di essere adottati non sono stati più adottati, perché ci sono stati passati gli anni, sono diventati maggiorenni, per cui questo ha provocato sinceramente, cioè, perché? Perché le persone non sono motivate all'accoglienza, cioè sono motivate ad altro, ed è quello che in questi ultimi anni sta succedendo ancora una volta, no? Perché sono state riaperte le adozioni e noi cerchiamo un po' di sfavorire questo percorso, perché secondo noi l'accoglienza è tutt'altro.
cioè il bambino viene dentro casa, bisogna dargli un punto di riferimento, aiutarlo nella loro crescita, e soprattutto una delle tante cose che ha fatto la Cuore in questi ultimi 2 anni è aver aperto un centro con, abbiamo fatto un accordo con l'Università di Maxim Tank a Minsk, con il rettore, che è una persona, devo dire, veramente con le idee molto aperte rispetto un po' alle idee bielorusse, e per cui abbiamo aperto questo centro di aiuto all'infanzia, aiuto soprattutto all'infanzia, aiuto ai ragazzi maggiorenni e soprattutto alle famiglie bielorusse che accolgono presso le proprie case, proprio perché stanno chiudendo gli istituti questi bambini. Quindi noi ci stiamo impegnando e continueremo a farlo in Bielorussia, perché noi siamo nati con la Bielorussia e vogliamo continuare, però la CUER giustamente non si è voluta fermare soltanto alla Bielorussia, tant'è vero che adesso insieme alla Foxis, che è una ONG cattolica, stiamo collaborando per costruire in Tanzania un istituto e una serie di strutture che serviranno a 150 bambini che vivono in questa parte del mondo della Tanzania, e continueremo, ripeto, con la Bielorussia. Io poi personalmente ho un rapporto ormai familiare con la Bielorussia, perché mia moglie è bielorussa, per cui chi più di me capisce quali sono le problematiche che ci sono in Bielorussia, e cerchiamo, ripeto, noi cerchiamo di divulgare quello che anche tutte le associazioni serie cercano di fare per il bene dei bambini, ma soprattutto lì, giustamente come si diceva, la cosa più importante non è soltanto portarli qui, perché non è che li possiamo portare tutti qui, ma soprattutto aiutarli lì, i ragazzi. E l'ultima cosa che vorrei dire è che a volte noi ci siamo resi conto che i ragazzi maggiorenni, l'egoismo delle famiglie, permettetemi di dire questa cosa, perché molto spesso le famiglie che per qualsiasi motivo non hanno potuto prendersi quando erano piccoli ragazzi, minorenni, cercano in qualche modo di farli venire in Italia da maggiorenni. E c'è un egoismo, perché a me poi questa cosa mi disturba molto quando sento le famiglie, ma io ho fatto tanto, gli ho dato tanto, è quasi come se questo ragazzino o ragazzina, oggi maggiorenne, gli deve qualcosa. E poi succede che appunto arrivano qui, dopo 2 giorni, 3 giorni, i record sono stati 1 giorno e mezzo, i ragazzi ha preso e ripartito e tornato in Bielorussia. Per cui io, una cosa che noi, anche sui maggiorenni, anche se non ci tocca, diciamo, di aiutare i maggiorenni, tra virgolette, perché facciamo accoglienza di minori, ma anche su questa parte, cioè sul continuo della vita di questi ragazzini che diventano grandi, cioè noi puntiamo molto, cioè cerchiamo di aiutare le famiglie, cerchiamo soprattutto di aiutare i ragazzi a capire qual è, qui più di qualcuno c'è, non sono qua presenti, però ci sono dei ragazzi che sono tornati anche da Becomen, ce l'abbiamo a Monteverde, che ho dovuto parlare con le famiglie, abbiamo dovuto parlare con i ragazzi affinché riuscissimo a trovare poi una soluzione a... perché poi molte volte li fanno venire qui, passa un anno e di lì hanno perso tutti i loro diritti. Per cui dopo questi ragazzi che cosa fanno nella loro vita? L'abbiamo distrutti di lì e l'abbiamo distrutti di qua. Per cui bisogna sempre trovare un giusto equilibrio, essere forse meno egoisti noi adulti e cercare di capire che cosa è meglio per loro. Grazie.